Oggi siamo qui a Pompei, sono molto soddisfatto e molto contento della giornata, in quanto sono intervenuti tutti i rappresentanti di categoria dell'intero comparto turistico. Siamo convenuti tutti quanti insieme che dobbiamo fare squadra per portare avanti le istanze, perché ognuno di noi da soli non va da nessuna parte. Insieme, uniti, possiamo vincere e mi auspico che questo coordinamento cresca sempre di più e vada avanti. Quali sono i punti fondamentali, insomma, del programma che avete in mente, le richieste in maniera sintetica che portate avanti un po' su tutti i tavoli istituzionali? Le richieste già sono partite dalle nostre istituzioni, dal presidente Angi, come sindaco di Forio, e dal presidente De Luca, e quella di vaccinare, la vaccinazione di massa di tutto, non solo delle isole Covid-free, ma di tutte le zone a forte vocazione turistica, per poter ripartire e dare lavoro alle famiglie. Che dobbiamo ricordare che ad oggi ci sono 2.500 famiglie da sfamare in estrema povertà solo sull'isola d'Ischia, dati della Caritas. In più ci sono stati distribuiti da gennaio ad oggi 17.000 pasti, quindi siamo in una situazione veramente grave e quindi quello che chiediamo, vaccinazione per lavorare in sicurezza e partire al più presto possibile. Le contribuzioni delle aziende e un sostegno alle famiglie in difficoltà. E in più oggi si è aggiunta un'altra proposta: non possiamo stare appesi a dei colori, ma bensì dare una linea guida per tutta l'estate.